4 novembre 2019, svegliati Alessandria, siamo qui ai giardini pubblici della stazione per la ricorrenza della festività delle forze armate. Della vittoria. Eccoci qua. È la vittoria della prima guerra mondiale, una guerra chiamata di unità nazionale, da non confondere con l'unità d'Italia, che ha sancito l'unica vittoria italiana nella storia moderna. E quindi può essere l'unica, come dire, vittoria che può essere rivendicata dagli italiani, anche se negli ultimi anni è sempre tenuta un po' in disparte, un po' ai margini rispetto ad altre ricorrenze, tipo il 25 aprile, chiamate della liberazione. Per carità, questa è una vittoria che è molto importante. Ai miei tempi tutte le scolaresche erano qua, erano a ricorrere a festeggiare, ed erano anche in visita alle caserme. Esatto. Confermi, Gianni? Confermo. Cosa si faceva il 4 di novembre? C'era la visita alle forze armate, alle caserme, e c'era le forze armate che organizzavano il ricevimento, le feste. Ecco, io ho l'impressione che si tende a far dimenticare alle nuove generazioni questo evento molto importante, mentre si tende a, come dire, a esagerare, a enfatizzare certe altre ricorrenze, questa si tende a sminuirla. E la ricorrenza che si chiama della vittoria mutilata, almeno nei libri di storia, con uno slogan che ormai è stato acquisito nella storiografia italiana. Perché mutilata? Perché viene considerata mutilata? Una vittoria mutilata? Perché negli accordi precedenti, in caso di vittoria, l'Italia cosa avrebbe dovuto essere riconosciuta? Tutta l'Istria e la Dalmazia. La Dalmazia è anche la colonia, della Libia. In realtà gli viene solo riconosciuto Trento e Trieste. Sì. Punto. Forse anche questa cosa qua, ma per chi conosce la storia, poi questa delusione ha alimentato, che cosa ha alimentato nel dopoguerra? Primo dopoguerra? Dopoguerra, per conto mio, questa qui è la causa della nascita del fascismo. Dei movimenti nazionalisti, ecco, perché la rivendicazione sulla Dalmazia, sul fiume, con la trasvolata di D'Annunzio, ad esempio, e anche con altre manifestazioni di questo tipo, hanno, come dire, ricordato e sollecitato l'elemento nazionalista che rivendicava, visto anche la partecipazione dell'Italia con 600.000 morti, rivendicava la giusta ricompensa, il giusto riconoscimento, peraltro già promesso dalla Francia, dall'Inghilterra e dalle forze che poi sono state le vincitrici. Infatti noi abbiamo prolungato la guerra per distogliere la guerra dalla Francia. Sì, noi ci siamo combattuti bene, è una
una vittoria che viene riconosciuta. Comunque, al di là di queste, che sono ormai cose che ci fanno solo male a ricordare, io guardo con meraviglia anche la mancanza degli alunni, soprattutto degli alunni più piccoli, forse c'è una sparuta classe che non viene assolutamente sollecitata dai loro insegnanti a ricordare questa che è, secondo me, l'unica vera vittoria italiana della storia moderna e in qualche modo anche contemporanea della nostra nazione. Tutte le altre sono state sconfitte, siamo stati penalizzati, ne paghiamo le conseguenze ancora adesso e c'è poco da gioire. Noi siamo diventati una colonia senza nessuna autonomia, come peraltro invece ce l'hanno altre nazioni vicino a noi. Concludi tu, Gianni. E cosa dovrei dire? Questa festa, Gianni, questa ricorrenza, tu ricordo che sei sempre stato presente con i tuoi filmati. Diciamo, non sei mai mancato, ecco. Io da quando avevo 16 anni che frequento, diciamo, le forze armate. Diciamo, sei stato un marinaio tu. Sì. Quindi sai cosa significa questa festa qua? Il significato. Il significato è un significato molto importante che non dobbiamo dimenticare, dobbiamo cercare di trasmettere anche alle generazioni più piccole, più giovani, quelle che non hanno memoria e che nessuno gliela... Non hanno memoria perché che non viene insegnato. Esatto. Vabbè. Fai una carrellata delle... Sono presenti tutte le forze armate. Tutte le forze armate. Tutte. Le quattro forze armate, le quattro armi delle forze armate e naturalmente anche le autorità cittadine, le associazioni, anche i pompieri, tutte le associazioni, le Croce Rossine, gli ex alpini, gli ex carabinieri, gli ex bersaglieri e tutte. Fai una carrellata, entriamo dentro e poi vediamo. Vieni, vieni. Piano, Gianni. Ma non so se si può entrare. Aspetta. Fai una ripresa a questi ragazzi. Piano, Gianni. E loro, no, state fermi lì. No, non ho foto più. No, niente foto, niente. Niente foto. Ma la stampa? Sì, stampa, blogger. No, dito qua. Qua, dai, va bene, grazie. Saranno famosi. Vieni a vedere il picchetto d'onore qui con il picchetto d'onore sotto il palco, vedi il picchetto, i carabinieri nella divisa di ricorrenza con il pennacchio, ecco. Che gli faccio una bella zoomata a quelli là. Vieni a vedere. Non so se possiamo. Piano, Gianni. Vieni. Siamo qua. Ecco. A questo punto concludiamo il palco. Il palco l'ha già visto. Concludiamo questa nostra ricorrenza. L'abbiamo ricordata a nostro modo. Speriamo alle autorità lì. Speriamo possa continuare a... Il nostro tricolore, professore, le bandiere. Sì, solo in questa circostanza. Vabbè. È un po' come... C'è anche il presidente del Consiglio Locci, del Consiglio Comunale. Della provincia anche. Benissimo. Bene.
A questo punto, Gianni, un saluto ai, amici. Ai tuoi amici di Sveglia e Alessandri. Anche al professore che saluta. Ciao a tutti. Ciao Gianni. Ciao. Ciao.